Riprendiamo la linea con il nostro giro di tavolo per capire come è stata vissuta questa 44esima edizione di EIMA International, edizione che possiamo già dire è stata sicuramente un successo, un dato tra tutti, quello del numero dei visitatori. Ovviamente il dato definitivo non c'è ancora, siamo ancora in fiera, però alla penultima giornata, quindi al venerdì sera, i visitatori avevano raggiunto quota 200.000. Consideriamo che nel 2018, ultima edizione, sono stati in tutto 317.000, se ne aspettavano la metà. Direi che anche se oggi la fiera fosse deserta, e non mi sembra il caso, il successo già sarebbe stato raggiunto. Però adesso entriamo nel vivo di uno dei comparti che è sicuramente un po' la bandiera della meccanizzazione, quella delle trattrici. Manlio Martilli, presidente di Asso Trattori, allora come sta andando? Sappiamo che le crescite ci sono, le criticità che riguardano altri comparti toccano anche voi? Sicuramente si tratta di un anno che possiamo definire eccezionale, sappiamo quanto l'esperienza del passato insegni cautela, possiamo dire che in ogni caso le vendite che si stanno registrando nei primi 9 mesi dell'anno in Europa e nei principali mercati mondiali confermano una crescita costante. Questa EIMA come è stata vissuta? È stata forse una scommessa all'inizio prima di tagliare il nastro? Adesso ormai siamo alle ultime ore, come è stata vissuta? Devo dire che Asso Trattori è stato tra i primi a ritenere questo appuntamento indispensabile, pur nonostante le difficoltà obiettive. Abbiamo ancora dei vincoli legati alle normative, abbiamo l'impossibilità di accogliere visitatori da diversi paesi del mondo. Nonostante questo, i costruttori che hanno partecipato alla fiera, che stanno partecipando alla fiera visto che mancano ancora poche ore per la chiusura, dimostrano di averci creduto, di aver utilizzato questa vetrina per poter rilanciare con forza i contenuti innovativi dei prodotti nell'ottica dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione digitale, della transizione ecologica. Io credo che questo sia stato un atto di coraggio, un crederci, ma soprattutto un'affermazione importante del Made in Italy, che è un elemento caratterizzante del nostro settore. E queste macchine direi che sono davvero dei concentrati di tecnologia, l'abbiamo ritrovata ovunque, dalle piccole, dalle attrezzature, anche quelle dove non te la potresti aspettare, fino ai droni, e lì la diamo per scontato. Questi direi che le riassumono davvero tutta le trattrici. Chi vuole competere oggi nel settore trattoristico è, passatemi il termine, condannato a fare continuamente ricerca, a trovare nuove soluzioni, e quando non pensa il costruttore, quando non pensa all'innovazione tecnologica finalizzata a proporre soluzioni sempre più vicine alle esigenze dei clienti, ci pensa il legislatore comunitario a imporre degli standard sempre più ambiziosi. Voglio rimarcare un aspetto che mi sembra fondamentale, che è un elemento di accompagnamento alla capacità dei costruttori di innovare, che è la carenza di figure professionali tecniche che stiamo registrando in tutte le aziende. Io credo che debba essere fatto un appello alle istituzioni affinché crescano gli investimenti nella formazione tecnica, affinché ci sia la consapevolezza che anche un adeguato orientamento rivolto agli alunni potenziali delle scuole tecniche, alle loro famiglie, indichi una strada che garantisce occupazione, crescita, sviluppo professionale, acquisizione di competenze in un mondo stimolante quale quello delle imprese metalmeccaniche.